Si conclude la pre-season anche per Accademia Frosinone e Savio con la finale del Romana Trax allo Sbardella di Giardinetti. Arrivati fino alla fine, entrambe ambiscono ad alzare un trofeo importante che da anni a questa parte è diventato più che un obiettivo per le squadre regionali. La posta in palio è alta e si respira giustamente la tensione di una finale. Infatti nel primo tempo solamente Bomber Saia è davvero pericoloso, con un bellissimo destro al volo, ma bellissima anche la risposta di Cursi che si distende sulla sua destra. Ci catapultiamo già nel secondo tempo e subito sono emozioni forti. Vola Massari sulla fascia, supera Gottaldi in uscita e sigla il gol dell'1-0 per i Blues, che passano quindi allo Sbardella di Giardinetti dopo appena 2 minuti dall'inizio della seconda frazione. La risposta a Ciociara però non tarda ad arrivare con la zampata di Rotondi che immischia recapita in rete una palla sporca nell'area di porta, un gol importante dopo appena 10 minuti dal gol del Savio. L'Accademia trova coraggio giustamente dopo questo pareggio. Bellissima la girata di Bomber Petraccone, però la palla filtra solamente con la traversa e si spegne alta sopra la testa del portiere. Blues vivi con Frezza per due volte. Nel primo frangente manca incredibilmente l'appuntamento il 20. Nel secondo Estro e Coraggio non si sposano con la forza e Gottaldi può bloccare senza nessun tipo di problema. Finiscono così quindi i 70 minuti regolamentari. Si andrà ai supplementari. Gottaldi è prodigioso sull'unico vero pericolo in realtà delle due squadre, una parata strepitosa a botta sicura su Massari. Anche i tempi supplementari non sanciscono un vincitore, allora si ricorre ai penalty dove l'Accademia la spunta e si porta a casa il trofeo che lancia con ottimismo la squadra di Mister Penna all'avvio del campionato. Complimenti a tutti. Difficile, signori.